Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi farò un unboxing vintage. Vedremo come è fatto un aereo RC di circa 30 anni fa in scatola di montaggio. Però prima che iniziamo, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle mie prossime uscite. Ok ragazzi, vediamo di che cosa si tratta. Eccolo qui ragazzi! Un aereo RC pronto al volo, perché così sta scritto sulla scatola, di circa 30 anni fa, forse anche più. Il Super Grone 236, si tratta di un aliante che può diventare anche un motoaliante. Prodotto da Lavio Modelli, distribuito dalla Mantua Model Group. Mantua Model esiste ancora oggi con altre cose, ma mi pare che per quanto riguarda Lavio Modelli qualcosa stanno creando nei giorni d'oggi, non più in plastica ABS ma in vetro re. Vabbè, dopo vedremo anche quelli. Ok ragazzi, passiamo all'unboxing di una scatola di montaggio RTF di un aereo RC per vedere cosa intendevano per Ready to Fly più di 30 anni fa. Però dopo Ready to Fly e hanno scritto 95% pronto, sarà vero? Ma io non ci credo. Vediamo subito. Ok. Unboxing. Non si unboxa. Ecco qua. Allora, come ho aperto la scatola, sono risaltati subito agli occhi gli adesivi. Praticamente sono leggermente ingialliti. Ecco, hanno più di 30 anni. Però ragazzi, esaminiamoli bene. Cioè, negli anni 80, fine, ecco gli stickers già facilmente applicabili. L'unica cosa che mi pare dovevano essere ritagliati, non erano, diciamo, già tagliati, quindi sono stampati su carta adesiva trasparente lucida, però non pre-tagliati, quindi il plotter l'ha solo stampato. Ok, livrea alquanto, diciamo, leggera. Dopo abbiamo gli stemmi dell'azienda che la distribuiva, ecco qua, e la ditta, il brand Avio Modelli. I vecchietti come me ne hanno costruiti di questi aerei. Ecco, mettiamo un po'. Oh, guardate ragazzi, no, un Debriand 1-8, e qua, però qua come anno mi dice 2001, quindi 20 anni fa, lire 7500 bimestrale. Ah, questo è un manuale praticamente per far vedere, c'è un piccolo Debriand con un manuale per far vedere come grattugiare le ali. Infatti queste ali venivano grattugiate per poter essere rifinite, ma già praticamente erano assemblate, nel senso che sostanzialmente è un'anima di polistirolo con applicata su di essa dei strati di plastica o beige o balsa. Guardate, io non ho mai usato il seghetto per tagliare gli alettoni, sempre con il cutter ho fatto. Comunque, nonostante ciò, era comunque complicato assemblarla. Certo, non come sarebbe stato per un'ala centinata, naturalmente. Però qua ti fa vedere in pratica come applicare
le paratie dove vanno create le asole per gli alettoni, che sono già tagliati ma vanno praticamente incorniciati. Dopo fa vedere come applicare del tessuto di fibra di vetro e epossidica al centro dell'ala per irrobustirla. Ecco qua, ragazzi, questo era un manualetto indispensabile per noi, dove fa vedere insomma come rifinire eventualmente se la balsa, se l'ala era ricoperta di balsa, per chi voleva dopo verniciarla la polvere infatti guardate, incredibile, ragazzi. Qui parliamo già di un modello fatto in plastica, quindi in fusione ABS, che praticamente reggeva bene gli urti. Certo, se cadevate in picchiata a 200 km orari non reggeva niente, però era una plastica molto resistente, è una plastica molto resistente. Qui abbiamo la fusoliera, ragazzi, guardate, è un aliante naturalmente. Dopo abbiamo le parti mobili posteriori della coda, guardate, piano di coda, la deriva, il direzionale, sempre realizzati in ABS. Altro catalogo della Mantua Model, dove fa vedere vari attrezzi per l'assemblaggio di quello che poteva essere il modellismo dell'epoca, che dopo era il vero modellismo. Guardate qua, io l'ho comprato al centro commerciale per saldare i compressori di un tempo, ragazzi, eccoli qua. Questi per noi che avevamo 20 anni all'epoca erano tanta, era lusso, era lusso, non ce li potevamo permettere. Altra semi ala o semi pianetto di quota, dove abbiamo questo modello, ha un'apertura alare di 2,36 m, ragazzi, e cosa dice questo qua? Ah, istruzioni per il montaggio in lingua, che cos'è? Francese, viene dalla Francia, però è partito dall'Italia. Ma la particolarità che avevamo noi nelle scatole di montaggio dell'epoca era questa, cioè nella scatola di montaggio c'era praticamente un trittico con tutto numerato riguardante le varie parti del modello, guardate, cioè questa cosa non la inseriscono più negli RTF di oggi. Guardate, un progetto in pratica, questo foglio lo trovavamo, guardate, un progetto dove naturalmente non ci sono le dime per creare le centine, perché parliamo di un RTF però dell'epoca, però veniva inserito un diagramma, uno schema, un progetto dove era facile capire dove mettere le mani sul modello durante il montaggio, guardate, con tutti i numerini di tutti i pezzi contenuti in questa scatola di montaggio. Questa è una particolarità che purtroppo oggigiorno non viene più usata. Questo progetto tra l'altro è stato tenuto veramente bene. Ricordo che questo è un modello che è stato prodotto penso dalla seconda metà degli anni 80 fino ai primi anni 2000, e quindi un modello vintage. Questa è un'altra particolarità che adesso andremo a vedere. Dopo abbiamo le semiali, essendo un aliante le semiali sono lunghissime, praticamente le ali venivano ricavate mediante sistema di taglio a caldo da dei blocchi di polistirolo di varie gradazioni in base al tipo di modello che andavamo a realizzare.
Quindi più avevamo bisogno di robustezza e più le palline dovevano essere piccoline, doveva essere più duro il materiale. Più avevamo bisogno di leggerezza e più il polistirolo doveva essere diciamo voluminoso, nel senso le palline più grosse, più leggero il materiale. Ecco, veniva tagliata l'ala in questi blocchi di polistirolo che loro rimangono a protezione della semiala, e in questo caso l'ala loro la definiscono già fatta, nel senso che l'hanno ricoperta e volendo basta solamente applicargli sopra gli adesivi ed è già pronta tra virgolette, perché prima le cose ce li verniciavamo. Allora loro si sono inventati gli adesivi, questa copertura realizzata tra misto legno e plastica, mi pare, o un materiale che non ho mai capito di cosa è fatto, e però sotto c'è o beige o legno di bassa, sottilissimo. All'epoca loro praticamente per realizzare gli alettoni li fresavano, facevano già le forme, ma questi andavano staccati, quindi rintagliate le parti ancora attaccate in modo perfetto, e poi andavano incorniciati, nel senso andavano messe tutte le paratie in balsa e cartugiate per realizzarle in modo diciamo dritto, perfetto, anche se non nego che all'epoca molti facevano degli orrori di costruzione solamente per quanto riguarda la rifinitura della parte dove si andava a incernierare sull'ala l'alettone. Qui loro hanno messo una parafiamma in ABS per quanto riguarda la centina principale. Naturalmente avevano già installato in casa l'asola dove andava inserita la baionetta dell'ala con tutta la sua guida. La parte di sotto dell'ala veniva ulteriormente fresata per quanto riguarda l'aviomodelli, così da consentire il passaggio di un tondino il quale andava a trasmettere il movimento all'alettone. Questo modello vedete il montaggio e quindi dopo sarà più approfondito il discorso. Il profilo di entrata era già fatto, in pratica avevano già realizzato con questa copertura, quindi l'avevano piegata forse a caldo e quindi non c'era bisogno di incollargli sopra il bordo d'entrata e quindi carteggiandolo per dargli dopo la forma tonda che vediamo qui alla perfezione. Ecco, quindi che cosa era pronto al volo? Era quasi pronto al volo, diciamo avevano risparmiato il montaggio dell'ala dall'inizio, le centine, i longheroni, il rivestimento. Cioè sostanzialmente l'ala doveva essere dritta e quindi la trovavamo già fatta e dritta, però la dovevamo comunque finire da rifinire. E questo ragazzi, quindi questo è l'RTF di 30 anni fa, e che voglio dire made in Italy, ed era già tanta tecnologia, perché parliamo di componenti realizzati da fusione, taglio a caldo delle ali, e guardate già le plastiche tutte stampate prima, nonché guardate l'abitacolo che non era praticamente Lexan ma plastica trasparente spessa 2 mm, 1 mm e mezzo, incredibile. Naturalmente questa si spaccava anche, però era praticamente proprio una stampata. Naturalmente non potevano mancare i longheroni in legno. RTF ragazzi, abbiamo, guardate, la baionetta con tutti i rinvii aviomodelli, chi se li ricorda, baionetta in acciaio, dovrebbe essere acciaio, non so se è ferro, bisogna vedere se si arrugginisce. Dopo abbiamo i vari longheroni di compensato di betulla, questo è betulla ragazzi, sottilissimo, 1 mm, questo già avete capito che cos'è, va a incorniciare gli alettoni. Questo non lo so, eh sì, questo sembra roba di alettoni. E dopo abbiamo
il listello di balsa fresato, dove passava il tondino di ottone, ragazzi, guardate, che andava a dare il movimento agli alettoni. Però queste cose le vedremo proprio dal vivo, nel senso nel prossimo video, ragazzi, del montaggio. E non mi sono fermato alla realizzazione di un semplice aliante, bensì voglio motorizzarlo, quindi voglio renderlo moto aliante. E per quanto riguarda questa scatola di montaggio, come avete visto prima all'inizio del video, è previsto un accessorio che si monta su l'aliante, la pinna motore. Eccola qui, ragazzi, in scatola di montaggio. Naturalmente questa è fatta, va solo assemblata. Abbiamo la pinna in alluminio, la stampata in plastica di ABS, dove va, che sarebbe il castello motore, va inserito il motore. Dopo abbiamo il serbatoio che si avvita dietro, eccolo qui. Dopo vedrete nel successivo video, nel prossimo video, come si monta e come si montano i tubicini all'interno del serbatoio, così da poter pescare durante il volo. Che cosa deve pescare? Noi pesci, ragazzi, il carburante, che in questo caso sarà alcol metilico e olio sintetico. Una volta si usava l'olio di ricino e non vi dico come combinava il motore. Adesso usiamo oli migliori, siamo nel 2022 quasi, e quindi andrò a usare un ottimo olio sintetico. C'è tutta la minuteria, i tubicini in silicone, viti, tubicini in ottone, che dopo vi farò vedere come si montano, e nonché anche, mi sa, il cavetto per l'acceleratore. Naturalmente su questo sistema andrò a installare un motore a scoppio, ragazzi, che ha una cilindrata che può variare dall'1,5 cc al 2,5 cc. Può volare anche con 1,5, però è meglio il 2,5 cc. Naturalmente non potevo non procurarmi un motore che ha 30 anni, una serie prodotta 30 anni fa dall'OS, e naturalmente nuovo, mai acceso, da rodare, che adesso vi farò vedere. Eccolo qua, ragazzi, il motore a scoppio di questo aliante, che andrà a installarsi sulla pinna motore. Naturalmente avrà anche l'acceleratore, e questo qua permetterà di portare in altezza a una certa quota sufficiente, la quale permetterà una diciamo discesa graduale dell'aliante, permettendolo di veleggiare per molto tempo rispetto a un aereo, diciamo, tradizionale. Quindi, ragazzi, parliamo di un motore a scoppio vintage dell'OS, grandissima marca, chiunque la conosce in questo mondo del modellismo RC, ma di 30 anni fa, la serie FP, non più prodotta, quella con la testata rotonda. Questo è un motore provvisto di tutto, marmitta e carburatore, è un motore a due tempi e viene alimentato da metanolo misto olio sintetico, quindi ricino o gli oli moderni di adesso, quindi è un motore che va a miscela. Qui abbiamo l'albero motore con il piattello di trascinamento dell'elica, eccola qui, ragazzi, è un motore in miniatura. Io ho portato in volo motori da nell'ordine dei 100 centimetri cubici, quindi parliamo di un motore da 2,5 cc, ragazzi, neanche 5 cc che ha pistone, biella e quello che deve avere, e lo vedrete in moto, ragazzi. Quindi qui abbiamo la pinna motore con tutti gli accessori, il motore a scoppio. Particolarità: questo non è un aliante moderno, quindi va a motore a scoppio, non va a motore elettrico, anche perché all'epoca, verso la fine degli anni 80, l'elettrico era ancora un'utopia. C'erano le prime sperimentazioni degli aerei RC elettrici, perché il nostro problema all'epoca era sostanzialmente la batteria. Per portare in volo un aereo diciamo da 2,5 kg, serviva una batteria da 2 kg
se le paragoniamo con le batterie di oggi, le quali sono molto ma molto più leggere. Sto parlando delle batterie lipo a Lion, e che comunque riescono ad arrivare a un voltaggio di 12, 24 volt e anche di più, ragazzi. Prima queste cose erano impensabili, cioè batterie così microscopiche che erogano 12 volt, che sostanzialmente è la corrente media che, della quale noi abbiamo bisogno per portare in volo degli aerei RC. Dopo, vabbè, ci sono aerei che vanno con un meno voltaggio e quelli che vanno con un superiore voltaggio, però diciamo l'aereo medio va a 12,60 volt. Parlo degli aerei di oggi, all'epoca era impensabile, quindi noi dovevamo andare su con i motori a scoppio, che comunque questo aveva un peso, la penna con il carburante aveva un peso, ma che non era comunque paragonabile al peso che poteva avere il motore elettrico dell'epoca, che era anche a spazzole, quindi quindi era pesante, ragazzi. C'erano le prime sperimentazioni, infatti verso la fine degli anni 80 alcune note aziende di giocattoli tipo la Gignicco e anche altri avevano lanciato sul mercato degli aerei RC con radiocomando a tasti. Praticamente erano tornati indietro nei tempi, però diciamo che la struttura dell'aereo era in polistirolo, quindi c'era questa tecnologia moderna dell'epoca mista a sistema di comando vecchio di altri 20 anni prima, quindi parliamo verso la fine degli anni 50. Cioè i telecomandi a tasto, click, l'alettone fa click e non è proporzionale, quindi, e parliamo di aerei distribuiti dalla Gignicco eccetera dell'epoca. Io mi ricordo, da bambino li acquistai un paio e non sono riuscito mai a farli volare bene, perché era impensabile volare, soprattutto per chi era inesperto, a click, a bottoni. Dopo, vabbè, c'era da considerare il discorso baricentro, che purtroppo negli RTF dell'epoca non era giusto in base a quello che veniva riportato su un manuale. Perché, ma anche adesso avviene, nell'80% dei casi i modelli sono tutti cabrati e quindi vanno zavorrati davanti per poter avere un baricentro giusto, ma questo è un altro discorso che tratteremo in un altro video, ragazzi, ve ho solo abbozzato. Dopo abbiamo gli accessori come la minuteria, la cornice dove andava installati i servocomandi, che nel caso dell'epoca erano quelli standard, quindi quelli che pesavano 50-60 grammi, praticamente ne venivano installati 3 qui davanti sul muso. Per fortuna qui la fusoliera ha un muso lungo, quindi poteva essere ben zavorrata davanti con il piombo. E abbiamo i coperchi, la minuteria, i tondini dove passano le aste nottone per gli alettoni e le varie plastiche in ABS, nonché il gancio se casomai volevate trainarlo una variante del genere. Quindi prima noi, ecco un'altra parentesi ragazzi, se avevamo un aliante non motoaliante, per poter decollare dalla pianura, quindi non lanciandolo in pendio, dovevamo trainarlo come un aquilone, quindi allungavamo 150 metri di cavo e lo tiravamo, c'era una persona che lo tirava e portava in quota l'aliante. Infatti ecco il gancio, ragazzi, che dopo vedremo installato sul modello, e semmai potremmo fare anche delle prove. Niente, tutto qua ragazzi, penso di aver detto tutto. Ok ragazzi, per oggi è davvero tutto, vedremo anche il video del montaggio di questa scatola RTF che non è tanto RTF, di circa 30 anni fa. E per restare aggiornati vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina. Sono presente anche dappertutto, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. Ci vediamo dappertutto, ragazzi. Io sono Mr. Hobby. Ciao a tutti!